Dopo il pareggio con i corticella, gli uomini di Lili Mono, la propria classifica portandosi a quota 2. La gara aveva visto i vantaggi della Marignanese Cattolica grazie al colpo di testa di Gaiola, ma poi, nel finale, il rigore ha negato la gioia del primo Rai stagione. Intanto, in settimane e mezzo, l'ARA ha recuperato la propria gara pareggiando col Givizzano. Questa è la classifica aggiornata dopo il recupero della formazione bolognese contro i Toscani. Givizzano, che raggiunge in classifica proprio la Marignanese Cattolica 1923. Intanto, sul fronte giovanile, nella giornata di giovedì 22 ottobre è arrivato il comunicato ufficiale secondo il nuovo decreto di PCM che vieta le attività giovanili a livello provinciale, con i soli allenamenti consentiti seguendo tutte le norme di sicurezza. Si gioca invece a livello regionale, mentre in ottica campionati dilettantistici si gioca dalla Serie D alla seconda, con la terza categoria che rimane box, consentiti i soli allenamenti. Una settimana ricca di incertezze sul piano nazionale, mentre a Cattolica proseguono i lavori di assetto dello stadio calbi tra impianto sonoro e murales. Lilli continua a guidare gli allenamenti con la solita attenzione e professionalità che lo contraddistingue, sapendo che la sua macchina deve essere ancora oleata, ma nel frattempo a piccoli passi muove la classifica, giocando un buon calcio e mostrando individualità importanti. Al microfono di Roberto Gabellini ascoltiamo proprio il tecnico della Marignanese Cattolica 1923, in vista della prossima sfida che lo vedrà di fronte all'ostacolo progresso, facendo un punto della situazione. Mister Lilli, prima sì. le provo la febbre. Ah sì. 36 eh. 2, va bene quindi... Sì, va bene. <ride> Bisogna cominciare a vincere. Ci siete andati vicinissimi, però vedo che i ragazzi seguono, lavorano con impegno, con dedizione e adesso il progresso porta a una vittoria. Eh. Ma eh, sono quattro partite che ci andiamo vicino, quindi vuol dire che... Non è solo una partita, sono quattro, quindi vuol dire che qualcosa ancora bisogna, bisogna migliorare. E per quanto riguarda domenica scorsa, è vero che ci hanno pareggiato alla fine, però è anche vero che non abbiamo fatto la prestazione che avevamo fatto le altre tre partite, quindi di conseguenza ce n'è mancato ancora un pezzo. Però, come dicevi tu, insomma, dal 10 agosto sono due mesi, quasi due mesi e mezzo, io vedo i ragazzi che si applicano, che ce la mettono tutta, che, che ogni giorno provano a migliorarsi, quindi per un allenatore questo è molto importante. Poi dopo eh, sono anche convinto che continuando così arrivano, arriveranno anche poi dopo i risultati e le soddisfazioni. Ecco, il modulo rimane sempre quello oppure lo cambi in funzione dell'avversario? No, più che altro lo cambio in funzione, eventualmente se, se lo cambio in funzione di quelle che sono le nostre le nostre caratteristiche, i nostri momenti eh, ho la fortuna di avere 20 ragazzi che mi possono permettere di, 20 21, quelli che sono che mi possono permettere di giocare in vari modi, adesso ho un po' di partite che giochiamo con il 3-5-2 non è detto che domenica continuiamo così possiamo ritornare a 4 come abbiamo fatto all'inizio e... perché adesso siamo, stiamo recuperando tutti e quindi nessun, nessunissimo tipo di problema da questo punto di vista una cosa che voglio evidenziare è, è che comunque veniamo, abbiamo fatto due risultati utili consecutivi, che è una cosa molto molto importante perché per una squadra che si deve salvare eh, queste alla fine contano. No, ma poi anche il fatto che essendo una neopromossa in questo campionato che non è per niente facile, però insomma, si vede il gioco, si vede la mano del tecnico, si vede l'impegno dei ragazzi. Ma questo lo vedete voi e quindi se dite questo io, io mi fido di quello che dite, ancora me ne, me ne manca un pezzo come dico perché con queste prestazioni devono, devono arrivare risultati diversi. Evidentemente eh, dobbiamo stare più attenti al dettaglio sia in fase offensiva che difensiva e di gestione della palla eh, perché poi nell'economia dei 95 minuti questo poi ha una, ha una valenza molto importante quindi eh, lavoreremo ancora di più sempre di più nel dettaglio i ragazzi piano piano li ho tutti eh, vedo che c'è una gran voglia questo è quello che a me interessa poi dopo adesso ci abbiamo ancora due o tre giorni prima di preparare questa partita che è molto importante come tutte, però, adesso quella è la più difficile, la più importante perché è quella che viene dopo, insomma, quello che viene adesso in questo momento. Facendo un passo indietro, domenica scorsa il centrocampista Riccardo Gaiola ha voluto sottolineare la sua fame di gol. Stuzzicato anche dal nostro Roberto, è stato allo scherzo, augurando a se stesso di poter segnare nuovamente nel corso della stagione. Allora il capitano ha segnato, è una cosa importante, aspettiamo 8-10 gol da te. No, speriamo bene, peccato è stato non portare a casa i tre punti, però dai un gol per sbloccarsi è importante. Sicuramente segnare per me non ho mai fatto più di tre gol a stagione, però quest'anno cercherò di far meglio. Chi ben comincia? No, è a metà dell'opera. Cosa dici di questa squadra? Che mi sembra sia molto vivace, gioca, eccetera, poi vabbè. Eh... A volte si può perdere quella concentrazione che poi consente agli avversari di, di segnare. Sì, dai, dobbiamo, dobbiamo migliorarci proprio su questo, su stare sempre sul pezzo per 95 minuti, perché partite come domenica dobbiamo vincerle. Spesso vuol dire anche il campo, il campo ovviamente non era come il vostro. E quindi può in qualche maniera creare dei problemi, però bisogna stare sul pezzo, sì. come hai detto tu, per andare avanti. Perché questa è una squadra che potrà fare bene senz'altro. Sì, sì, ne sono convinto anch'io. Il campo di domenica per noi abituati a giocare non ci ha aiutato. Allora una squadra un po' più che l'ha messa sull'agonismo è andata meglio, però dobbiamo venire fuori anche da queste situazioni. Con l'atteggiamento, con l'attenzione e portando a casa i tre punti, come dovremo fare domenica. In squadra eravate molti giovani, avevate. questo è estremamente importante per il futuro. Sì, sì, qua siamo una squadra costituita da abbastanza giovani, però tutti si stanno facendo trovare pronti, siamo, durante la settimana tutti ascoltano, tutti si sacrificano, quindi questa è la cosa importante, che sicuramente pian piano pagherà. Mussendai invece è stato l'ultimo acquisto arrivato in giallo rosso una settimana prima e pronto ad accendere il centrocampo della squadra guidata da Lilli. Sentiamo le sue prime dichiarazioni. Mussa, parli italiano meglio di me? La facciamo in inglese, in no, spagnolo? No, italiano italiano, italiano? italiano. italiano. Allora sei l'ultimo arrivato qui a Cattolica, ma già ti stai imponendo, dimostri di essere un professionista? Sì, 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 sono venuto qua perché ho uh, scelto perché è una buona squadra e tutto per ripartire anche da zero, fare sì che arrivare dove, dove è il mio obiettivo. Con i compagni ti trovi bene, vedo che insomma ridete, scherzate e vi impegnate molto. Sì, devo dire che cioè, di solito dopo una settimana fai fatica a ambientarti con i compagni, invece qua dopo una settimana subito mi sono trovato bene con tutti, non, non, non ho visto nessuno che anche più grandi sono tutti bravi, giovani, grandi, tutti bravi. Io vedo che tu comunque sei in palla, anche se diciamo, è una settimana che ti alleni, però sei già pronto. Eh, più o meno, cioè, diciamo che ce lo sto mettendo tutta, però un po' di fatica perché dopo tutti sette mesi che magari stavo fermo, una settimana e mezza non, non risolve la questione. Vabbè, cioè, è importante che la metti dentro. Sì, 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 quello è l'importante: importante segnare e vincere sempre ogni domenica. Il solito punto della squadra lo facciamo con il responsabile dell'area tecnica Rino D'Agnelli A a qualcuno al momento dell'addio si presentò con una lettera di ringraziamenti ed amore per l'attenzione e il rapporto creatosi con la trifoseria chissà che a Cattolica nel trambusto di nomi di giochi non possa ricevere quell'affetto che sarebbe di unione definitiva per una realtà che cresce a vista d'occhio e chiede semplicemente di essere amata Rino D'Agnelli, questa squadra è un po' particolare Gioca, macina, meriterebbe di vincere e poi all'ultimo momento piglia il golletto. Sì, purtroppo dobbiamo un po' maturare sotto questo aspetto. Abbiamo fatto, secondo me, anche una buona partita, magari non sul, sulla, stessa, sulla stessa linea delle altre tre, però comunque una buona partita. Le partite si possono anche vincere giocando non proprio bene come, come appunto le altre tre. Eh, era una sorta di, di compito in classe, come si chiama una volta, o di verifica come si chiama adesso. Eh, gli abbiamo chiesto sia sì noi, quindi io nel, nel caso della società e il mister ai ragazzi di, di, di prendere 8 in questo compito in classe. E invece sono, sono stati più. un 6 più direi dai. Adesso c'è il progresso e se il progresso vuole bisogna vincere. Sì, bel gioco di parole. Sì, noi aspettiamo questi tre punti come, come la manna e secondo me se continuiamo così dai, arriveranno. Speriamo già da domenica. Progresso è una squadra forse un po' meno tecnica del, del Corticella, però molto fisica. E il mister sta già preparando le contromisure, quindi speriamo di, di far bene. Dai, il, il sole sembra poter baciare. I belli, quindi il Cattolica che è una bella squadra a vederla giocare dovrebbe riuscire finalmente a fare il risultato. Sì, dai, noi il bel gioco è sempre bello, come dicevo, vederlo e guardarlo, soprattutto per chi viene a vedere la partita. Eh, ovviamente noi oltre quello poi vogliamo anche un po' di risultati, quindi speriamo che dai, riusciamo ad unire il risultato al bel gioco che sarebbe tanta roba. Bocca al lupo. Crepi. E dalla prima squadra ci spostiamo per fare il punto con il settore giovanile, conoscendo gli allenatori di settimana in settimana. Iniziamo da un allenatore che ha conosciuto la prima squadra e negli ultimi anni il settore giovanile causa lavoro primario, ma davvero un tecnico molto preparato come Alessandro Lisi, tra l'altro ex Morciano. Andiamo a sentire proprio le sue dichiarazioni a microfono di Roberto Gabellini. Alessandro Lisi. Responsabile dei primi calci, diciamo così, esatto. di questi ragazzini che sono stupendi proprio a vederle. Sembra un arcobaleno che si muove in continuazione. Lo, st lo stadio è stupendo, gli impianti sono favolosi. E il lavoro? Ma il lavoro tra le difficoltà che tutti hanno con i protocolli che dobbiamo giustamente seguire va, va benissimo, va alla grande, i bimbi. Forse sono anche più attenti degli adulti, quindi anche se sono piccoli, perché sono 2013, hanno 6-7 anni, riescono a mantenere le distanze, a igienizzarsi sempre le mani e nel limite del possibile cerchiamo di farli divertire. Ho visto che ci sono anche delle ragazzine, quindi nei primi calci si divertono un po' tutti. Sì, giustamente integrare, anzi averne di più, avvicinare più bimbe al calcio ci piacerebbe ancora di più, però già qualcuna si iniziano a vedere. Ecco, il, il vostro obiettivo oltre a quello di educare i ragazzi e farli divertire, qual è? Ma a livello tecnico, eh, sono soprattutto le prime conoscenze che si danno ai bambini di 6-7 anni. Quindi, già vedere a fine stagione un miglioramento dal punto di vista tecnico, oltre che ovviamente comportamentale, che è la priorità, eh, sarebbe già importante. Si abituarli a stare insieme, socializzare, essere educati, il rispetto. Esatto, perché comunque già hanno sofferto più di tutti il periodo del lockdown che li ha tenuti lontani sia a scuola che nel calcio. Vederli ricominciare a correre, divertirsi nel campo è sicuramente positivo. Speriamo che il sole continui a splendere. Eh, speriamo, ne avremmo bisogno tutti, soprattutto le generazioni più giovani. Buon lavoro in bocca al lupo. Grazie, Crepi. Siamo arrivati alla fine di questo speciale, ricordiamo il turno completo di Serie D girone D che si giocherà domenica 25 ottobre con la collaborazione di Romagna Sport. Queste le gare Alianese-Corticella, Bagnolese-Correggese, Forlì-San Maurese, Marignanese-Cattolica-Progresso, Mezzolara-Lentigione, Prato-Ghivizzano, Prolivorno-Realforte-Querceta, Sasso-Marconi-Rimini, seravezza Fiorenzuola. Noi terminiamo qui questo secondo speciale, a risentirci giovedì prossimo per la terza puntata. Grazie ancora da Daniele Manuelli.